tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rubano soldi in una slot machine di un bar a Fano, colti sul fatto e subito arrestati dalla polizia. L'incendio che ha distrutto parte della discoteca La Folia a Marotta. Questa mattina nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco. Si fa sempre più largo l'ipotesi che qualcuno abbia appiccato il fuoco. Strade e sottopassi allagati per pioggia. Il maltempo durerà fino a domenica. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dunque, cominciamo dalla cronaca con l'arresto in flagranza di reato di due rumeni che stavano tentando di aprire una macchinetta, una slot machine, in un bar a Fano. Vediamo. Erano specializzati in furti di denaro contenuto in slot machine. Operavano nei bar e nei tabacchi di tutto il centro nord Italia. Due rumeni provenienti da Bologna di 30 e 50 anni, ieri pomeriggio poco dopo le 14.30, sono stati tratti in arresto dagli agenti del commissariato di Fano, guidati dal dirigente Stefano Seretti. Sì, abbiamo tratto in arresto due rumeni specializzati, uno costituiscono una banda proprio specializzata nel depredare i bar tabacchi. Di depredare di tutti i soldi contenuti all'interno delle slot machine. La loro peculiarità era quella di commettere i furti durante l'orario di apertura dei negozi. Avevano un grimaldello, una chiave speciale con la quale riuscivano ad aprire le macchine e da qui togliere tutto il contenuto, tutti i soldi, i 2 euro che erano contenuti all'interno, per cifre anche molto elevate. Abbiamo rinvenuto 1.300 euro in contanti appena trafugati. E il danno che avevano compiuto ai danni di un bar di Fano, di una zona molto centrale di Fano, era di circa 10.000 euro per altri 2 furti compiuti in precedenza. La loro tecnica era sempre la stessa. Il più giovane faceva da palo all'ingresso del bar, mentre rimaneva in contatto telefonico via Bluetooth con il cinquantenne, che stava invece nella stanza in cui erano posizionate le slot machine. Nel momento in cui erano assenti i clienti o il personale, scattava il piano. Ma ieri qualcosa è andato storto, perché i titolari del bar Badioli in via Flaminia si sono accorti e hanno lanciato l'allarme. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di bloccare e ammanettare i due in flagranza di reato. Oggi poi è avvenuta la convalida per direttissima. Accusati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimandelli atti allo scasso, sono stati condannati a 1 anno e 4 mesi e a 600 euro di multa. Sono in corso ora degli accertamenti per verificare se la coppia abbia messo a segno altri furti nel territorio fanese. E oggi a Pesaro, così come nel resto d'Italia, è stato celebrato il 163° anniversario della Polizia di Stato. Esserci sempre. Con questo slogan, la Polizia di Stato ha celebrato oggi il 163° anniversario della Fondazione. La cerimonia, che si è svolta nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, ha visto la partecipazione delle maggiori autorità civili, militari e religiose della provincia. Oltre 300 le persone in sala, fra cui 2 classi del Liceo Classico Mammiani e dell'Istituto d'Arte Mengaroni, che hanno seguito con interesse la lettura dei discorsi di saluto del Presidente della Repubblica Mattarella, del ministro dell'interno Alfano e del capo della polizia Pansa, oltre a quelli del questore Antonio Lauriola e del prefetto Luigi Pizzi, che ha accennato all'episodio avvenuto nei giorni scorsi riguardante la denuncia di un poliziotto sorpreso a rubare cocaina sottratta ai malviventi. Questa brutta storia, ha detto Pizzi, non ha intaccato in alcun modo la fiducia verso gli uomini e le donne in servizio a Pesaro e Urbino. È evidente che il complesso degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ma di tutte le forze di polizia, non può essere messo in discussione. Proprio la professionalità e l'efficienza di questi uomini e queste donne ha consentito di addivenire alla identificazione, purtroppo, di questo episodio
negativo. La professionalità è una caratteristica di tutte le forze di polizia provinciali, ha proseguito, e fra queste c'è una grande sinergia. Questo è anche rafforzato da una collaborazione dei cittadini che devo dire quasi esemplare, ed è fondamentale la collaborazione dei cittadini per prevenire e reprimere i reati, e tutto questo unito all'attività di coordinamento che spetta al prefetto e per la parte tecnica al questore fa di questo territorio un territorio che può considerarsi ben tutelato. La cerimonia poi è proseguita con la proiezione di un video sulle attività svolte dalla polizia in ambito locale e nazionale con l'inno di Mameli. A margine dell'evento invece alcuni delegati della Norman Academy, associazione no profit che persegue finalità culturali, umanitarie e di solidarietà, hanno consegnato al questore Lauriola il premio Capitolino d'Oro, un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene attribuito a personalità che nel proprio ambito si sono adoperate per la pace e il progresso sociale. Signor Questore, ha iniziato il suo discorso ricordando tutti i caduti e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per questo paese. Certo, è essenziale questo, non ci può essere un futuro nostro se non abbiamo un ottimo ricordo del passato. Prima di questa cerimonia in questura, in modo molto molto intimo col signor prefetto, abbiamo presentato un cippo in onore appunto di tre ultimi nostri caduti della questura di Pesaro. Lauriola poi è intervenuto sulle importanti operazioni portate a termine dagli agenti, contrastando traffici di droga, furti, rapine, casi di pedofilia, commerci abusivi e organizzazioni criminali. Al di là del risultato in sé per sé, è importante il senso e la percezione di sicurezza che trasmettiamo ai cittadini. Questo è importante, cioè far stare una comunità bene è la nostra migliore benemerenza che possiamo avere in questa circostanza. E tra le persone premiate c'è stato anche il vicequestore aggiunto Stefano Seretti, che ha ricevuto un riconoscimento. Vediamo. Questore aggiunto dottor Stefano Seretti, in servizio presso la squadra mobile, effettuavano un'articolata attività investigativa. Nel corso della cerimonia per il 163° anniversario della Polizia di Stato sono state consegnate benemerenze a due cittadini che con le loro segnalazioni hanno consentito l'arresto di alcuni malviventi. Sono stati conferiti inoltre riconoscimenti a 13 poliziotti che si sono distinti per attività di servizio. Tra questi il vicequestore aggiunto Stefano Seretti, a seguito di attività investigative concluse il 26 febbraio 2013 con 5 ordinanze di custodia cautelare. Sì, un'operazione molto complessa a Pesaro che ha portato all'arresto di 5 persone, un grosso traffico anche di medicinali falsificati, in quel caso era anche del Viagra che spacciavano nelle discoteche, nei luoghi di incontro di giovani e giovanissimi, un fenomeno che purtroppo è venuto a galla, è stato proprio lo spaccio del Viagra proprio a giovani e giovanissimi, oltre alle sostanze stupefacenti. E oltre a questo anche riciclaggio, altri reati, insomma un'organizzazione che si era radicata sul territorio e facendo perno su un soggetto di spicco della criminalità anche organizzata del Sud Italia, era riuscita ad organizzarsi appunto e a gestire il traffico qui nel nostro territorio. Nella ricorrenza del centenario della Grande Guerra, lunedì 25 maggio dalle 9.30 del mattino alle 12.30, le caserme di Pesaro del Monte e Cialdini, sedi del 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia, saranno aperte al pubblico. L'ingresso sarà consentito da Viale della Liberazione 7. In tale occasione alle 10 avrà luogo la cerimonia dell'alza bandiera solenne, alla quale prenderanno parte il prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il comandante del 28° Reggimento Pavia, il colonnello Diego Filippo Fulco. Si fa sempre più larga l'ipotesi di un incendio doloso dietro il rogo che ieri pomeriggio ha distrutto gran parte della discoteca La Folie a Marotta di Mondolfo. I due focolai divampati a distanza di poco tempo escluderebbero infatti l'origine accidentale delle fiamme.
Le fiamme, una fitta nube di fumo nero e ricordi di intere generazioni che riaffiorano alla mente. Erano da poco passate le 17:30 quando i vigili del fuoco hanno ricevuto le prime telefonate da automobilisti e residenti. Un incendio di vaste dimensioni stava iniziando a distruggere a Marotta di Mondolfo la discoteca La Folie, ex Miuja d'Oro e ancor prima nominata Miu Miu, Jiki e Jabi. Un locale che negli anni non ha mai cambiato la proprietà, facente capo dal 1976 alla fondatrice Jacqueline Donna. Ad intervenire tempestivamente ieri più squadre con circa 20 pompieri provenienti da Pesaro, Fano e Senigallia. Vigili che questa mattina, nonostante il maltempo, si sono recati sul posto per eseguire un sopralluogo. Per cercare ulteriori indizi, hanno anche richiesto le immagini che abbiamo trasmesso ieri in diretta sul canale 117 del Digitale Terrestre. Dalle prime ricostruzioni fatte assieme ai carabinieri di Marotta, comandati da Antonio Barrasso, al momento dell'incendio un operaio della società italo-albanese che gestisce il locale si trovava al suo interno. L'uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione quando ha visto le fiamme ed ha lanciato l'allarme. Il rogo è divampato in due zone opposte della discoteca e in momenti diversi, un particolare sul quale gli inquirenti stanno indagando. Ingenti i danni arrecati, seppur ancora da quantificare. A fuoco, due gazebi in legno, le pareti in cartongesso e gli arredi. Distrutta l'intera parte estiva della struttura, a salvarsi invece buona parte di quella invernale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per regolare il traffico. Decine infatti le persone accorse per osservare le operazioni di spegnimento e scattare qualche fotografia per immortalare gli ultimi momenti di un pezzo di storia andato in fumo. Dalle fiamme all'acqua con la pioggia che sta cadendo ormai incessantemente da moltissime ore, tra l'altro una perturbazione annunciata dalle previsioni del tempo ormai da diversi giorni, un'ondata di forti piogge che sta interessando le Marche da ieri notte, in particolare il versante centro-meridionale della regione. La sala operativa unificata della protezione civile regionale non ha al momento segnalato situazioni di criticità, la portata dei fiumi e degli invasi risulta sotto controllo. Il comune di Sasso Corvaro, in provincia di Pesaro Urbino, ha aperto il proprio centro operativo comunale per il monitoraggio della diga di Mercatale. Vediamo il servizio. Il sole e le giornate primaverili hanno lasciato spazio al maltempo. A causa di un'ondata di forti piogge che dalla notte scorsa sta interessando le Marche, diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, come a Sasso Corvaro, dove a causa del manto stradale scivoloso è accaduto un violento scontro tra un'auto e un autotreno. Il conducente dell'automobile, un giovane di 22 anni, nonostante fosse in condizioni critiche, non è stato trasportato all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Le condizioni meteorologiche avverse, infatti, non hanno permesso il soccorso dell'eliambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in nosocomio da un'ambulanza del 118. A Fano, invece, il conducente di una Kia Sorento ha perso il controllo della vettura, finendo la sua corsa nella rotatoria di Sant'Orso. Ieri poi sono intervenuti per prosciugare a Villa Fastigi un garage insieme ai tecnici della provincia per rimuovere un pioppo caduto e altre due piante pericolanti in via dei Colli a Trebbiantico. La strada che porta a Novilare è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di rimozione. Gli stessi tecnici sono stati chiamati anche dall'Istituto Tecnico Genga per tamponare le infiltrazioni d'acqua. Il docente che ha girato questo filmato con il cellulare ha lamentato il fatto che da anni non viene effettuata la manutenzione della scuola ed oggi, ha detto, si è superato il limite.
disagi anche all'asilo di Falcinito, dove un volontario della Protezione Civile ha accompagnato i 18 bambini dentro la struttura, portandoli in braccio una alla volta. Ad allagarsi in giornata anche l'ex ospedale Bartolini di Mondolfo, dove poi è mancata la corrente elettrica. Queste invece sono due fotografie inviate alla nostra redazione da un reporter di strada, immagini scattate di fronte al sottopasso del Lido di Fano, che come spesso accade quando piove si allaga. La Protezione Civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani l'avviso di criticità idrogeologica. Allora, la Protezione Civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani l'avviso di criticità idrogeologica legata alle forti piogge. A Pesaro, Villa Fastiggi, si sono avuti finora 62 mm di pioggia, 46 a Senigallia, colpita il 3 maggio, lo ricorderete, di un anno fa da una alluvione. Noi adesso ci colleghiamo con il dottor Francesco Cangiotti di geometeo.it per sapere quanto tempo ancora pioverà. Noi abbiamo scritto il maltempo durerà fino a domenica, queste sono dunque le previsioni. Buonasera intanto. Sì, buonasera direttore. Sicuramente, ecco, come ha annunciato lei, ci attendono ancora almeno 24-36 ore di tempo perturbato, in particolar modo sul settore proprio centro-settentrionale della nostra regione. Infatti anche nelle ultime ore, quelle del mattino e in queste del pomeriggio, l'area più colpita della regione Marche è stata proprio la provincia di Ancona e la provincia di Pesaro, dove si sono avute delle punte di accumuli pluviometrici anche attorno ai 100 mm. In queste ore avremo ancora, appunto, per tutta la serata, notte e anche nella giornata di domani su gran parte della nostra provincia condizioni di tempo perturbato con dei continui rovesci che dalle aree costiere si muoveranno via via verso i settori interni appenninici. I venti continueranno a essere sostenuti dai quadranti nord-orientali, mantenendo quindi il moto ondoso del mare molto mosso, con mareggiate che continueranno a interessare i nostri litorali. Poi via via dalla giornata di domenica, soprattutto dal pomeriggio, questo minimo depressionario tenderà gradualmente a spostarsi verso sud andando via via a colmarsi e quindi favorirà un generale ripristino di condizioni di bel tempo anche sul nostro territorio. Però ecco, questo miglioramento sarà abbastanza lento e inizierà a partire dalla giornata di domenica e via via sarà più deciso poi nella giornata di lunedì. Beh, però c'è da dire che il miglioramento potrebbe essere temporaneo, perché poi dovrebbe tornare di nuovo il cattivo tempo intorno a mercoledì, almeno così avevo intravisto da qualche parte. Sì, diciamo che avremo, ecco, per le giornate di lunedì e martedì questa pausa anticiclonica dove comunque le condizioni saranno maggiormente stabili. Tuttavia questo vortice che si è andato a creare in questi giorni lascerà una sorta di ferita, di falla barica proprio nel cuore del Mediterraneo e quindi sarà oggetto poi di nuove incursioni di impulsi di aria più instabile provenienti dal nord Europa. Quindi nella seconda parte della settimana sicuramente ci saranno altre condizioni di instabilità, anche se non così persistenti e non con precipitazioni così durature e importanti come stiamo avendo invece in questi giorni. Beh, insomma, comunque viene da dire, speriamo di non replicare l'estate dell'anno scorso, dove abbiamo dovuto pregare per avere un po' di sole, insomma, no? Speriamo. Bene. Speriamo di no, ecco, diciamo che dando uno sguardo proprio anche ai modelli a lungo termine possiamo dire che trascorsa questa fase che comprenderà appunto la settimana entrante con ancora queste condizioni un po' instabili, poi sembra che a partire dai primi giorni di giugno l'alta pressione sia un pochino più presente sul nostro territorio, quindi dia l'inizio a un periodo dai connotati un po' più estivi e con maggiore stabilità e duratura. Ecco. Bene, grazie per questo aggiornamento meteo al dottor Francesco Cangiotti di geometeo.it. Allora, adesso andiamo avanti con il giornale, siamo quasi in chiusura. Verrà rimosso giovedì prossimo il vecchio ponte sul Porto Canale di Fano. I primi di giugno invece verrà inaugurata la pista ciclabile Fano Fosso 6 ore, dotata della nuova illuminazione a LED.
Cambiati i piani per il vecchio ponte che collega Lido di Fano e la Sassonia. Giovedì 28 maggio verrà infatti rimosso e smantellato e non spostato più a monte verso la Darsena Borghese, come proposto in passato dal consigliere del PD Rosetta Fulvi. Una decisione presa dalla Giunta che ha scelto un altro tipo di percorso. Se vogliamo riagganciare i quartieri alla Darsena Borghese, di immaginare una nuova passerella, magari in legno lamellare o in altro materiale, che potrà essere, diciamo, prevista nel 2016, e comunque ci lavoreremo, perché chiaramente questo tipo di interventi non risultano altrettanto prioritari come quelli manutentivi, ma abbelliscono e svolgono delle funzioni importanti per la città. Buone notizie annunciate dal sindaco Massimo Seri anche per la pista ciclabile Fano Fosso Seiore. Ieri chi ha avuto modo di passare con la macchina sulla statale e rivolgere lo sguardo verso il mare si sarà accorto che le luci erano accese. È stato un collaudo, ma il collaudo è a fine lavori, quindi si può dire che i lavori della ciclabile, dell'illuminazione, sono terminati grazie al lavoro di ASET SPA, e faremo un'inaugurazione i primi di giugno. Aspettiamo le elezioni, onde evitare che vengano mal interpretate, perché poi l'obiettivo è quello di dare un servizio e una fruibilità della pista ciclabile tanto attesa e gradita dalla cittadinanza. A chi ha fatto un pizzico di polemica sui lampioni, va precisato una cosa, che le ferrovie dello Stato non consentono l'installazione di lampioni che si rivolgono verso la ferrovia, quindi non potevano essere messi dalla parte della statale. Avevamo verificato anche, pensato l'ipotesi di luce dal basso verso l'alto, per ragioni di sicurezza non si possono fare, quindi il progettista giustamente aveva previsto la canalizzazione per l'illuminazione in quel lato. Ci eravamo impegnati di fare quest'opera, di illuminarla, lo abbiamo fatto e adesso iniziamo a raccogliere i frutti. Fra due settimane invece ripartiranno i lavori sul tratto di ciclabile Trave Fenile. E adesso una breve di sport, parliamo dell'Alma Juventus Fano, quindi calcio di Serie D, perché da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alla gara dei play-off di domenica 24 maggio con inizio alle ore 16 allo stadio Mancini di Fano contro il San Nicolò. I prezzi 8 euro in curva, gradinata 12, tribuna 20, poltronissima 25 euro. Gli abbonamenti non sono validi, per cui tutti coloro che vorranno assistere all'incontro, al match, dovranno acquistare il biglietto. I botteghini allo stadio Mancini apriranno alle ore 13:45. Con questo chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione. Il telegiornale torna domani. Intanto vi ricordo che tra poco andrà in onda una nuova puntata di Guarda chi c'è, poi due speciali e una nuova commedia in dialetto fanese. Tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.